rinnovarti la nostra offerta e ringraziarti della celebrazione che stiamo vivendo e della vita che ci hai donato, il pane. Signore, presentiamo a te questo pane, frutto di tanti chicchi di grano macinati insieme. Fa che, come loro, anche noi sappiamo lasciarci trasformare da te per diventare cristiani autentici, in grado di costruire una vera comunità. Il vino. Signore, presentiamo a te questo vino, frutto dell'unione della terra e del nostro lavoro. Fa, Signore, che ciascuno di noi possa essere l'espressione d'amore che dà calore ed entusiasmo a tutti i fratelli. Il vetro. Con esso vogliamo portare all'altare il nostro impegno ad essere cristiani trasparenti, per saper guardare al di là di noi stessi. La rete da pesca. Gesù chiamò Pietro dicendo: «Seguimi, d'ora in poi ti farò pescatore di uomini». Fa, o Signore, che anche noi possiamo essere pescatori di fratelli, in grado di far germogliare tanti frutti nella nostra comunità, quali le vocazioni sacerdotali, vocazioni alla vita consacrata, vocazioni alla costruzione di famiglie che testimonino il Vangelo con la loro vita. La sola, simbolo di perdono e riconciliazione, con la quale il sacerdote ci accoglie nel tuo abbraccio amoroso e ci restituisce la dignità di figli e di fratelli e sorelle nella comunità. Ti ringraziamo, Signore, per la tua immensa misericordia. La corona del rosario, strumento di preghiera e vincolo di amore che ci lega alla nostra mamma del cielo. Alla Vergine Maria affidiamo il ministero del nostro Padre Angelo, perché possa continuare con gioia a servire la nostra comunità. I fiori. Il profumo di questi fiori simboleggia il buon profumo di Cristo, che il sacerdote spande tra la comunità a lui affidata, come segno della presenza del Maestro in mezzo a noi. I loro colori variopinti sono la molteplicità dei carismi, soffio dello Spirito, che convergono nell'unità. Fratelli e sorelle.